RTCI nous réunit. Ciao a tutti, sono le 16:02 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale Vento di Stato, primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, di questo giovedì 23 febbraio 2017. Non solo, sarò in compagnia di una bella signora, si tratta di Ilaria Guidantoni, abituée del programma in lingua italiana, che ritrovo dopo qualche mese di assenza. Per chi non conosce Ilaria Guidantoni, si tratta di una fiorentina di nascita, vive e lavora tra Roma, Milano e Tunisi, giornalista, scrittrice e blogueuse, si dedica alla mediterraneità, in particolare il dialogo interreligioso, interculturale, l'evoluzione del femminile, le rivolte arabe e la collaborazione tra le due sponde. Ha scritto molto sul Mediterraneo, sulla rivoluzione tunisina, ha scritto e ha vissuto anche con noi per qualche mese. Vogliamo ricordare le opere scritte e presentate qui sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Ilaria, buon pomeriggio e bentornata a casa. Grazie. Allora, a proposito di quello che hai scritto, vogliamo ricordare brevemente. Comincio dall'ultimo, comincio da quello che riassume il mio pensiero sul Mediterraneo, un pamphlet, qualcuno l'ha definito un manifesto, Lettera a un mare chiuso per una società aperta, uscito a maggio scorso, insieme a Senza perdere il coraggio, Tunisi viaggia in una società che cambia, che è una riedizione di un testo di cui abbiamo parlato tante volte qui, Chiacchiere da Terri e Te, pubblicati per Albege Edizioni, e una pausa l'anno scorso ha chiuso con Viaggio di ritorno, Firenze si racconta, edito da Oltre Edizioni, il mio percorso nel Mediterraneo, che appunto poi è ripreso e continua. E tra le varie opere ne voglio citare un'altra che è stata proprio partorita e scritta quasi totalmente a Tunisi, Corrispondenze mediterranee, Viaggio nel sale e nel vento, che è in qualche modo un romanzo di formazione, un romanzo storico. Dunque, il saggio Vite scure, Viaggio tra strade e parole, la raccolta di poesie e racconti Prima che sia buio, L'instant book, I giorni del gelsomino e tante altre cose. Comunque non siamo qui per parlare di tutte queste cose, per parlare soprattutto di un convegno che ha avuto luogo ultimamente, dal 20 al 22. Si è concluso ieri pomeriggio. Dunque, nelle parti della Facoltà di Lettere della Manluba, si tratta del terzo convegno sugli studi mediterranei, Sicilia, insularità, identità mediterranee, tutto quanto con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura. E Ilaria ha avuto la possibilità di partecipare a questo convegno presentando un tema assai, direi, come possiamo qualificarlo? Un tema curioso, per un siciliano forse molto tradizionale, avendo parlato di pupi e marionette. Ecco, la rappresentazione dei pupi, specchio del chiasmo insulare. Ho scelto questo tema perché non è tra i miei abituali, avevo voglia di presentare qualcosa di originale per il convegno e anche poter studiare una materia nuova. Pupi, marionette, pupazzi, burattini non sono sinonimi, ma individuano il pupazzo in genere al posto dell'attore nella rappresentazione teatrale. E poi nella seconda parte del programma in lingua italiana ci saranno attori qua per parlare di uno spettacolo che avrà luogo domani nel 4e Mars. Si tratta di Rock Rose Wow, ne parleremo più tardi. Allora,
Il teatro è nell'Occidente un archetipo con la tragedia greca e con la commedia. In effetti il teatro dei pupi individua questi due filoni perché da una parte nasce come rappresentazione sacra, tutti concordano nel definire l'origine delle marionette nell'antico Egitto come sacra rappresentazione, che descrive in qualche modo anche la creazione dell'uomo. E nello stesso tempo però i pupi da sempre sono una manifestazione nazional popolare che diverte il popolo, che fa ridere, che ha una dimensione del semiserio e che rappresenta l'altro, diciamo, aspetto del teatro. Non solo, ma le marionette individuano anche in Sicilia, in particolare, dove hanno avuto forse nel Mediterraneo la più grande fortuna, con la scuola siracusana, catanese e palermitana, un mondo di contraddizioni e di contaminazione, di corrispondenze mediterranee. Perché in Sicilia sono arrivate le marionette greche, a loro volta originate da quelle egiziane. Sono arrivate la tradizione del napoletano, delle guattarelle nate nel 500, e sono arrivate quelle spagnolo-andaluse. Quindi in Sicilia è molto altro, nel senso che in Sicilia poi si fondano e si dividono in altre scuole. È interessante anche perché in un'isola in fondo relativamente piccola si formano tre scuole in qualche modo anche rivali. E quindi questo ci dice come in tutto il Mediterraneo ci sia una corrispondenza. Ad esempio, la figura di Pulcinella è una figura universale che ritroviamo in tutti i paesi dell'Impero Ottomano, con declinazioni diverse. Però ognuno poi aggiunge un particolare unico. Allora, la Tunisia è una terra di pace, di scambi culturali, di dialogo e la sua posizione geografica rende questo paese con la Sicilia il centro del Mediterraneo. Chi dice Mediterraneo dice anche centro del mondo, l'ha detto Alfonso Campisi che non presentiamo più. Cosa pensi di tutto quanto? Sicuramente se ci riferiamo alla civiltà cosiddetta occidentale, la civiltà classica, direi greco-romana rinascimentale e anche pagano, mitologica, ebraico-cristiano-musulmana, quindi in qualche modo tutto quello che è il nucleo della civiltà occidentale, come poi si è estesa fino agli Stati Uniti, ma che qui è nata, sicuramente il Mediterraneo è il cuore della modernità, di questa modernità. E la Sicilia è certamente un epicentro, perché la Sicilia è forse il luogo, l'unico luogo dove veramente ci sono state tutte le componenti, anche quelle nordiche, perché in Sicilia c'è stata anche l'influenza normanna. Non solo ovviamente come poi quella francese successiva è di tipo coloniale nel Maghreb, ma si sono fusi tutti gli elementi che hanno concorso a questo mosaico mediterraneo. E certamente la Sicilia e la Tunisia non solo nelle aree geologiche erano unite, ma non si tratta semplicemente di una continuità geografica, si tratta di una continuità climatica che ha dato poi origine ad un continente culturale, perché il Mediterraneo è, a mio parere, come disse Braudel, ma come anche Matvejevic sostiene, prima una regione culturale dell'anima e poi una regione geografica. A proposito di lingua e cultura siciliana per il dialogo fra le due culture, o fra le culture e le religioni, qual è il tuo parere su questo punto di vista? La lingua siciliana può diventare un vettore, una cosa di questo genere che potrebbe avvicinare i popoli, le religioni, C'è un grande dibattito in questo momento sulle lingue regionali o i dialetti. Questo sta avvenendo in Tunisia. Tra l'altro, io parteciperò proprio con il professor Alfonso Campisi a un convegno, il primo sulla Derja tunisina, a Tunisi sabato 25 febbraio, per discutere della possibilità del riconoscimento non solo come lingua nazionale ma ufficiale del tunisino. Questo dibattito c'è stato già con le lingue berbere e tamazight in Algeria e in qualche modo in Tunisia si sta recuperando il dialetto siciliano da laddove invece in Italia è stato schiacciato prima perché l'italiano ha abbandonato la lingua siciliana per trasferirsi e assumere le proprie origini dell'italiano moderno nella lingua di Dante, quindi nella lingua fiorentina, e poi perché,
Con la nascita dello Stato unitario, i dialetti sono stati in qualche modo schiacciati. Quindi mi pare interessante un'operazione che io vedo solo come inclusiva, non esclusiva, di recupero delle lingue locali, soprattutto per il loro aspetto di oralità, di ricchezza, di vivacità, e perché in particolare il siciliano come il tunisino sono lingue di frontiera. Sono lingue che hanno una tradizione letteraria, nel caso del siciliano antichissima, ma sono lingue in cui l'effetto mosaico, l'effetto contaminazione da lingue diverse ripropone effettivamente la ricchezza della cultura mediterranea, mentre la lingua nazionale ripropone sicuramente una visione più monocolore. Il momento forte, secondo te, di questo terzo convegno che ha visto la partecipazione di nomi illustri, direi. Soprattutto il tema della continuità e del dialogo tra questi due paesi, che attraverso la Sicilia sono stati messi in un contatto diretto, perché quando si parla ad esempio di Europa, di mediterraneità, parlando sempre di nazioni, si confrontano comunque delle realtà che al loro interno hanno una grande varietà e spesso che vengono omologate sotto una stessa bandiera che ne riduce molti contenuti. Invece si è sviscerato quella dimensione di pluralità che appartiene tanto alla Tunisia quanto alla sicilianità, trovando i punti comuni, perché è dalla matrice comune, dai punti comuni che si possono declinare le differenze, ma si possono anche a quel punto commisurare. Ed è stato fatto un lavoro a più riprese, in tanti interventi, molto interessante dal punto di vista linguistico, dove la linguistica non è solo un termine per addetti ai lavori, un esercizio accademico, ma è soprattutto una visione del pensiero, quindi attraverso la lingua, anche nel suo uso quotidiano, soprattutto ad esempio nel suo uso popolare immediato, il canto popolare, i termini della cucina, si evidenziano le contaminazioni e i legami stretti. Vorrei salutare il comitato d'organizzazione di questo evento formato dall'amica Marim Dhuib, direttrice del Dipartimento delle Lingue dell'Università La Manuba, e il signor, l'amico Alfonso Campisi, professore di filologia italiana e romana presso la stessa università e presidente dell'ASLI Africa. Ilaria, vogliamo fare una piccola pausa musicale, vogliamo ascoltare Perdere l'amore di Massimo Ranieri subito dopo. Paola e Chiara, e noi ci ritroveremo subito dopo per parlare dell'attualità, la tua, quello, che sta per accadere e quello che farai nei prossimi giorni, se vuoi. Musica, maestro.
E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami là, negare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni. Provincino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo ti vuol bene, perdere quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente fino a che ti accorgi che non sei servito a niente. Soffocare il cielo, sbattere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino se non ti ho vicino. Raccogli i cocci di una vita immaginaria, pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Sono le 16:32, ricordo l'appuntamento di domani, venerdì 24 febbraio 2017 alle 19:30 nel Teatro Nazionale Tunisino, lo 4e art se volete, che si trova nel 27 Avenue de Paris. Ci sarà lo spettacolo Rock Rose Wow, uno spettacolo di cui parleremo fra qualche minuto, e vi do la possibilità di vincere un biglietto se avete voglia di vedere questo spettacolo. Il principio è semplicissimo, è sempre stato quello di rispondere ad una domanda
Facilissima. La prima è calcistica, si tratta di sport. Tutti quanti lo sanno ormai, una partita che ha avuto luogo ieri fra Porto e Juve, valevole per la Champions League. La Juve ha vinto. Vorrei da voi solo il risultato dell'incontro di ieri. Potete telefonarci al 71 840 000 se avete la risposta giusta. Ricordo la domanda: quanto ha vinto la Juve ieri davanti al Porto? Numero di telefono 71 840 000. Chi risponde come si deve, vince un biglietto per andare a vedere lo spettacolo di domani, Rock Rose Wow di Daniele Ninarello, al Quatrième Art, nel Teatro Nazionale Tunisino, è qui vicinissimo, nel 27 Avenue de Paris. E poi niente, in bocca al lupo a tutti quanti. Riprendiamo a chiacchierare con Ilaria. Dicevamo prima, Ilaria, la tua attualità, quale sarà il prossimo libro, di che cosa si tratta, il tema, saranno sempre più o meno le stesse cose o ci saranno delle novità? Sto facendo alcune scelte e c'è in vista la traduzione di un inedito del franco-algerino Jean Sénac, Ébauche du père pour en finir avec l'enfance, dal francese all'italiano, che ho messo a punto e devo solo sistemare in alcuni dettagli. E poi ho appena scritto, ma è tutto top secret, un racconto noir, è un'avventura nuova per un libro collettivo sul noir mediterraneo. Questo il mio racconto sarà ambientato, è ambientato ad Algeri, ma fa riferimento anche a Tunisi, e sarà presentato a Latina, vicino Roma, a fine settembre, con l'idea appunto di raccontare il giallo nel Mediterraneo. Il giallo in che senso? Noir è il poliziesco. Poliziesco. E dunque è un È un altro altro genere, anche se il genere tema per te? è sempre appunto ambientato nel Mediterraneo. Frequento i miei luoghi, cito aspetti culturali, autori che mi sono familiari. È un modo diverso per raccontare il Maghreb e raccontare anche l'attualità, e forse sarà un trampolino di lancio per allontanarmi da un certo tipo di lavoro giornalistico e forse avvicinarmi di più alla sceneggiatura e all'attività di romanziere. Niente, vedi che c'è già una buona risposta alla domanda che abbiamo fatto. Gli ascoltatori di Radio Tunisi, canale internazionale, RTS, sono rapidissimi. Abbiamo già una risposta giusta. Ricordo la domanda: quanto ha vinto la Juve davanti al Porto? La domanda era facilissima. Il principio è fa di far partecipare tutti quanti e dar loro la possibilità di vincere questi biglietti. Allora, si tratta di un ragazzo, di una ragazza. Stiamo per scoprire tutto quanto. Pronto? Non c'è ancora il vincente in linea. Allora, stavamo dicendo. Gli ultimi progetti a breve sono questi, e poi vedremo. Insomma, continuerò comunque a lavorare in questo momento più che sull'attualità politica, direi sugli aspetti linguistici nel Maghreb e quindi sulla politica della lingua. Quando Ilaria farà un po' di TV, ce lo dirà fra qualche minuto, subito dopo aver chiacchierato con il vincente di un biglietto per andare a vedere lo spettacolo di domani, venerdì 24 febbraio 2017, alle 19:30 presso il Teatro Nazionale Tunisino, il Quatrième Art, lo spettacolo Rock Rose Wow di Daniele Ninarello. Chi ha vinto lo scopriamo insieme. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, con chi sto parlando? Abdelkrim. Abdelkrim, cosa fai nella vita? Banchiere. Banchieri. Conta ogni giorno i soldi, dunque. In contatto con i soldi, in contatto diretto. Ti interessa la lingua italiana? Abbastanza. Sì. Sì, da
Da cui sono piccolo. D'accordo. La squadra del cuore in Italia qual è? L'Inter. È nerazzurro come me, ha visto Ilaria. Allora la risposta è semplicissima, direi. Quanto ha vinto la Juve ieri davanti al Porto? 2-0. Complimenti, hai vinto. Grazie. Un biglietto. Ci vai solo o qualcun altro? Non ho programmato perché non ho programmato, però. Solo, dunque avrà modo di passare qui per recuperare il tuo biglietto quando vuole, come vuoi, comunque prima delle 19:30 di domani, perché se no non vale più. Grazie di aver partecipato. Grazie a voi. A prestissimo. Ritorniamo in studio, prima però vogliamo lanciare la seconda domanda per permettere agli ascoltatori di Radio Tunisi, canale internazionale, di vincere un secondo biglietto per vedere lo spettacolo di domani, Rock Rose War di Daniele Ninarello. Chi ha sfidato Trump alle ultime elezioni presidenziali americane? Ancora una domanda semplicissima, ci è stata soffiata da Ilaria Guidantoni. Ilaria, quando farai un po' di televisione? Perché vedo che sei molto attiva in Italia. Per adesso solo da intervistata, non da intervistatrice, dovrei essere, se tutto va bene. Un tuo programma culturale, direi. Non lo so, quello ci vorrebbero altre condizioni. Per adesso apparirò a Mizar, quasi sicuramente in programma, questo sabato su Rai 2 in notturna, proprio per parlare di Tunisia e di attualità tunisina. E allora saluterai tutti quanti da lì? Saluterai RTSI, programma in lingua italiana, perché no, su Rai 2. Facciamo una piccola pausa musicale, noi ci ritroveremo subito dopo questo titolo di Massimo Ranieri, no, di Cesare Cremonini, che canta I Love You. Noi ci ritroveremo subito dopo. Pensare per un attimo di averti ancora.
so dirti quando ci rincontreremo io e te. Forse ridendo davanti alle stesse parole. I love you. 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 I love Ritorniamo in studio, sono le 16.45 e vogliamo ricordare la seconda domanda facilissima che ha sfidato Donald Trump alle ultime elezioni presidenziali americane. Chi risponde giusto, chi sarà il più rapido, avrà la possibilità di vincere un biglietto per andare a vedere lo spettacolo di domani, che avrà luogo nel Teatro Nazionale Tunisino il 4 mars, se volete, e qui vicinissimo nel 27 Avenue de Paris. Lo spettacolo è Rock Rose Wow di Daniele Ninarello. Rock Rose Wow, sarà lo stesso Daniele a dirci perché questo titolo. Buon pomeriggio Daniele. Buon pomeriggio, grazie. Prima di tutto, è la prima volta a Tunisi, no? Sì, è la primissima volta. E come è stato concluso questo tramite l'Istituto Italiano di Cultura? Sì, anche lo spettacolo è stato visto dal direttore del Teatro Nazionale alla vetrina della piattaforma della danza italiana a Brescia lo scorso anno, alla NIT Platform, e gli piacque molto questo lavoro e quindi ha deciso di invitarci qui a Tunisi e poi grazie al Teatro appunto Nazionale Tunisino e all'Istituto Italiano di Cultura siamo riusciti a venire qui ospiti con questo spettacolo. Di che cosa si tratta? Prima di tutto, perché questo titolo? Questo titolo è nato da una conversazione in un salotto con un'amica. Si stava parlando di attacchi di panico e di attacchi d'ansia e lei mi parlò di questo Rock Rose, che è un fiore di Bach che si utilizza per gli attacchi di panico, e quando io sentii questo nome esclamai wow e venne fuori il titolo di questo lavoro, perché è un lavoro che tratta proprio che parte dal voler raccontare la situazione dell'ansia da prestazione di un artista, o comunque l'ansia da prestazione delle persone nei confronti del mondo esterno, che è una condizione che credo un po' tutti prima o poi vivono o hanno vissuto. E quindi in realtà volevo fare un lavoro che potesse in qualche modo raccontare la trasformazione da una situazione di panico a una situazione di libertà, e questo fiore mi ha ispirato particolarmente perché è un fiore che si muove in maniera, come dire, di contrazione, di rilascio, come fa il nostro diaframma durante un attacco di panico, ed è un fiore che si arrampica cercando il sole, e questa metafora mi piaceva molto, e quindi ecco, è nato così il titolo di questo spettacolo, che è nato nel 2013, e quindi insomma siamo contenti che stia continuando a girare in Italia e l'Europa. È una performance di danza, è il corpo il primo interprete, dunque di unicamente il corpo, sì. Di questo spettacolo. È una performance di danza contemporanea e
di ricerca, mi piace esprimermi in questo modo, nel senso che utilizza l'azione performativa e utilizza la composizione istantanea e l'improvvisazione dei performer per comporre il lavoro in sé, per cui insomma se il lavoro ha al centro il corpo è la sua totale esposizione. Insomma, venite. Non vorrei come dire, raccontare troppo, però sì. Ma ci può dire di più sull'equipe, sulla... Sull'equipe, sì, Ecco. siamo in tre in scena, io e due danzatrici, vedrete insieme a me Anna Maria Aimone e Marta Capaccioli. Cos'altro posso dire? Un lavoro che è stato prodotto, ha visto diversi collaboratori quando è nato. La drammaturgia è firmata da Carlotta Scioldo, è stato coprodotto da diversi enti italiani, tra cui il Festival Interplay di Torino, il Festival Fabbrica Europa di Firenze, il Palcoscenico Danza, Piemonte Dal Vivo. Ha vinto un bando del Ministero italiano che ha aiutato a coprodurre la metà di questo lavoro. Ha vinto un altro bando del GAI italiano, quindi per poterlo produrre all'estero siamo stati in residenza in Germania per un po' a lavorare su questo lavoro. Le musiche sono firmate da Mauro Casappa e le luci sono di Christian Perria, che è un light designer che mi segue da molti anni. E appunto è un lavoro che è nato nel 2013 ed è stato un momento in cui io affrontavo un po' questa paura. Questa paura. Allora, la paura esisterà sempre per tutti gli artisti, per tutti quelli che fanno uno spettacolo. Lo scopo di questo ballo, Di questo spettacolo di in più. questa interpretazione attraverso il corpo e di riconoscere se stesso, di scoprire se stesso, di far che cosa? Io credo che se c'è uno scopo, o comunque la mia intenzione è quella di raccontare che la paura non è nient'altro che il coraggio che avanza, che cerca di spingere da dentro per uscire fuori. Questo è ciò che ho imparato in un anno di produzione di questo lavoro. Quindi sì. D'accordo. Allora, vogliamo ricordare di nuovo l'appuntamento? Sì, Lo faccio lo fai io? tu. Lo Sei faccio più io. bravo Allora, di me. è domani 24 febbraio 2017 alle 19:30 nel Teatro Nazionale Tunisino, le Quatrième Art. Per chi non conosce, qui vicinissimo, si tratta del numero 27, Avenue de Paris. E poi niente, lo spettacolo di Daniele Ninarello intitolato Rock Rose Wow, da scoprire, da non mancare, e poi niente, ti lascio concludere. Io credo che sia uno spettacolo estremamente coinvolgente a livello energetico, nel senso che un po' come tutti i miei lavori, hanno un po' il fine quello di arrivare alla sensazione, alla percezione di chi lo guarda, non tanto al volere di essere compresi o capiti attraverso la testa, ma più attraverso il corpo. Per cui è uno spettacolo estremamente frontale ed è uno spettacolo che sia a livello sonoro che fisico, quindi di danza è très Impenetrabile. forte, oui, Ecco. molto forte. Ilaria, stiamo per concludere, sono le 16:53, a te le mot de la fin, come si dice in francese. Beh, in fondo la danza è l'archetipo della parola. Danza e musica sono state le prime rappresentazioni nel